Allora si parte con l'alter ego in maglia rossa e il Putignano. La maglia bianca che manda subito in campo Santana, uno degli ex, Finigno, Bruno, Silveira e Manzali in panchina assieme a Monopoli, siedono Leggero, Passacane, Caro Tenuto, Noro, Piffer, Adelmo e Pagliarulo, risponde l'alter ego. Formazione partenza classica se non fosse per la presenza di Martino al posto di Weber. Assieme a lui Ciaver, Pellegrini, Onorio e Vampeta. In panchina assieme a Fernandez siedono Andretta, Ayala, Bacoli, Sandrinho, De Oliveira, Canale, De Luca. Vampeta, Pellegrini, si allarga Onorio, conta l'avversario, prova a metterla in mezzo per Vampeta, il primo tiro centrale, facile per Santana. Vampeta aveva avuto lo spazio per andare alla conclusione. Onorio riconquista questo pallone, ancora il centro per Vampeta, Vampeta di punta, ancora Santana, Onorio ce la prova, pallo sul fondo. Vediamo che sta prendendo un po' coraggio in questi ultimi minuti. Adelmo va, cerca la conclusione, è un triangolo, la sua deviazione, sua conclusione in diagonale. Canal ruba di pallone, si proietta in avanti, Canal, la sua conclusione sul primo palo, appena fuori. Onorio, Pellegrini, Pellegrini libero, Pellegrini, Pellegrini, gol! E Pellegrini rompe lo 0-0 su questo pallone riconquistato in pressing con Onorio. 13° minuto, alter ego in vantaggio, rete di Pellegrini. Canal, Vampeta, da solo davanti a Santana, gol subito di Vampeta, 12 secondi e l'alter ego con un 1-2 mette nel verso migliore questa partita. Replica immediata, palla riconquistata, Vampeta si è trovato solo sulla banda destra, ha atteso l'uscita di Santana e questa volta l'ha superato con un tocco sotto. Gira palla ora l'alter ego, Onorio prova ad andarsene in velocità da solo, ha un rimpallo favorevole, tiene il pallone, molto defilato, all'indietro per Pellegrini, cambia fronte, Vampeta. Onorio per Vampeta alla parte opposta, uno schema che abbiamo visto nella partita precedente in casa, un triangolo larghissimo, arriva comunque Santana a chiudere su Vampeta, ferma l'attacco in angolo, va a batterlo Vampeta, fa movimento De Luca dietro per Pellegrini, prova la conclusione ancora Santana in tuffo in due tempi. De Oliveira, Vampeta, la retrocede Putignano nella propria metà campo, può manovrare con un'assoluta tranquillità l'alter ego. Vampeta, prova la conclusione, è sempre pronto Santana. E si riparte dal 2-0 del primo tempo. Ayala, incespica su se stesso, può ripartire Piffer. Adelmo, la conclusione, radente, facile per Martino. Il pressing dell'alter ego ora. Lancio in verticale per Silveira, De Oliveira si lascia scavalcare dal pallone, Silveira prova la conclusione e Martino è pronto per quanto sbilanciato. Bruno, Vampeta, porta il pressing, Silveira cerca di saltare, poi c'è una carambola, Onorio, Cilaver, arriva Vampeta, Cilaver larga per Vampeta, la conclusione, a Santana arriva, ma c'è il tap-in di Ayala per il 3-0. Ayala prontissimo e va a dare 5 al fratello Gabriel quest'oggi in tribuna. Quadretto familiare dei due fratelli Ayala. Uno segna, l'altro lo complimenta, 3-0 per l'alter ego. Pellegrini, si intende con Cilavè, comunque Vampeta arriva per primo sul pallone, lo scarico laterale per Canale che prova ad andarsene in banda, va fino in fondo, Canale la mette in mezzo e Vampeta non ci arriva per la deviazione sul secondo palo. Piffer allarga per Finigno, si accentra Finigno, la conclusione, Martino pronto e mette in palo laterale. Vampeta, Canal, arriva Manzali che allunga il piede al portavia, salta anche Pellegrini, si defila, sua conclusione e Martino
in tuffo, allunga la mano e mette in angolo. È il primo fallo dell'intera partita per il Putignano, capita dopo 7 minuti della ripresa. E c'è il gol di Santana, che sorprende Martino con un drop molto teso, precisissimo, che si è infilato sotto la traversa. Santana è già pronto per la rimessa, calcio lungo per Manzali, prova a girarsi Manzali, c'è il fallo di Vampeta ed è rigore e ammonizione per Vampeta. Ammonizione per Vampeta, terzo fallo al Terego e rigore per il Putignano. Fischia l'arbitro, parte Manzali ed è gol del 3-2, partita tutta ancora da giocare. Vampeta alza per Onorio, Onorio e Onorio trova il gol, e Onorio trova il gol del 4-2. Con questo tocco astuto di esterno che ha reso vana l'uscita di Santana. 4-2, gol di Onorio. E l'Anterego rimette un doppio margine di vantaggio sul Putignano. Manzali. Manzali, Piffer. Bruno. Piffer. Si accentra. Vai. Nel mucchio, poi il pallone si impenna, Manzali il primo a arrivare sul pallone, Piffer dalla parte opposta per Finigno, esce Martino, esce a vuoto, prova il taglio, chiuso, Canal, porta vuota, Canal, e Canal la centra con il gol del 5-2 al Terego. Slera in posta Noro, Silveira la lascia fare, il tacco giù per Bruno, la chiude Pellegrini, Bruno chiuso fra due, indietro per Manzali, prova la conclusione invece per Noro e poi c'è la deviazione di Pellegrini, il pallone era destinato abbondantemente sul fondo, deviazione di Pellegrini, autogol per il 5-3, 2:45, partita non è ancora finita. Arriva anche Canal, lascia fare il Putignano, e Manzali come uomo più avanzato cerca di dar fastidio alle trame in orizzontale. Cilaver, Pellegrini, Vampeta si fa vedere dalla parte opposta, prova a puntare l'avversario, poi torna sui propri passi, all'indietro per Pellegrini, ancora Cilaver, giù per Canal, Canal in mezzo per Vampeta, gol Vampeta, gol Vampeta, ed è gol del 6-2. Sei a tre di Vampeta. Non demorde però ancora Putignano, ancora Delmo come portiere. Ovviamente Putignano è tornato ora con i 5 effettivi. La conclusione di Noro! Conclusione di Bruno, anzi. Ed è 6-4. Scambiano Adelmo e Manzali, ancora Adelmo, cerca di andarsene sul fondo, mette in mezzo, Bruno, Bruno, e c'è la deviazione di Martino, Bruno gioca da pivot, spalla porta, molto pericoloso. L'Anterego vince 6-4 contro un Putignano che comunque fino in fondo ha cercato di rimettere in piedi una partita. Bello ed emozionante questo secondo tempo.